iniziamo qui in studio, 99esima puntata di Terza Pagina Magazine, tra arte, cultura, spettacolo, cinema, teatro e non solo. Meno uno alla 100esima puntata, che poi ritroveremo con un full immersion sempre qui a Terza Pagina Magazine, ma vedremo tutte le news sulle nostre piattaforme social. Bene, è arrivato il momento di dare il benvenuto qui a un'icona, veramente complimenti ancora, grazie di essere qui con noi. Anteprima con il suo nuovo singolo L'estate è adesso, che per la sua grande carriera, non solo tra musica, TV, cinema e teatro, che ripercorre i suoi 40 anni di carriera, io do qua il benvenuto ad un'icona, Pamela Prati. Sì, Pamela, ci sei? Eccoci qua. Eccoci qua. C'è allora, sempre un lapsus. Buon estate, c'è sempre una mancanza di 1-2 secondi di comunicazione, ma fa parte del gioco. Complimenti veramente con L'estate è adesso, scritto dalla stessa Pamela Prati, con Daniele Piovani, Domenico Di Porto e Massimo Tornese, con gli arrangiamenti di Fabrizio Murgante, prodotto da Gabriele Palazzi. Veramente complimenti di cuore. Io lascio la parola a Nicola Carosi qui della redazione, per te con Pamela Prati. Prego. Ecco, ben trovata. Hai fatto una presentazione davvero fantastica, questa canzone è così fresca, così bella, che sta piacendo tantissimo e nasce davvero da una voglia di esprimere una totale libertà, leggerezza, questo desiderio assoluto che si aveva più che mai di che arrivasse quest'estate. E quindi è stata proprio un'esplosione di felicità e di collaborazione meravigliosa con tutte le persone che appunto tu hai nominato prima. L'estate adesso è soltanto l'inizio di un percorso per arrivare ai miei 40 anni di carriera, il 26 novembre, quando sarà il mio prossimo compleanno, perché uscirà un vinile. È proprio là ti volevo, ecco, Pamela, entro in gamba tesa. Ci saranno i miei successi e anche un altro pezzo inedito, ma prima, quindi fra pochissimo, uscirà un altro brano che si chiama Baila Baila, tutto in spagnolo, con tanto di video, sempre prodotto da Gabriele e Monia Palazzi. Io volevo ricordare che comunque complimenti per il videoclip che è stato girato presso le spiagge di Sabaudia, ma ricordando la tua Sardegna, Esattamente. Ecco, questa è la cosa importantissima, salutiamo tutta la Sardegna. Prego a te la parola, Nicolò, per Pamela Prati. Beh, mi sono divertita anche a immaginarmi, no, nell'estate adesso, come una sirena che arriva e porta l'estate. Quindi questo canto delle sirene, no, che io da piccola immaginavo di sentire appunto nelle spiagge della Sardegna, e ho messo delle frasi a me care, tipo ecco, Rena Bianca, la spiaggia dove andavo da ragazza, l'anima sarda è uno shake sensuale da Hit Parade. Certo. Sardegna vera. Pamela, buongiorno. Mi permetto di farti questa domanda, questa riflessione più che altro. Allora, tu attraversi la musica, le arti del visive, lo spettacolo, della televisione, e oggi torni alla musica con un progetto estremamente complesso, perché è fatto sì di gioia di vivere, ma anche di un vinile che rappresenta, sappiamo, per la nostra epoca, la storia della musica italiana, e non solo. Solo, ovviamente anche quella mondiale. Ecco, secondo te come sta cambiando la musica? Te lo chiedo proprio come artista, in quanto tu, voglio dire, hai anche e balli anche, quindi voglio dire, la musica è nel tuo DNA. Ecco, come sta cambiando la musica? Beh, diciamo che specialmente per quello che noi abbiamo vissuto, parlo di noi, tutto il mondo, no? Certo, con questa pandemia, certo. Questo virus che ci ha messo in ginocchio, ancora purtroppo, ahimè, non ne siamo fuori, speriamo davvero che al più presto possiamo essere liberi totalmente di tornare a una vita come era quella di prima. Esatto. Quindi la musica sta dando forza a tante persone di esprimersi, quindi è cambiata in tante sfumature, ognuno sta scrivendo e componendo a secondo anche del suo stato d'animo, secondo me. Io sono rimasta un po' a fare una cosa moderna, infatti anche nell'estate adesso ho voluto mettere un po' questo sapore etnico, no? Esatto, questo canto, esatto, sì. Così. Quindi proprio ogni artista si sta esprimendo, secondo me, a secondo del suo stato d'animo. Ecco, questo mi arriva. Quindi la musica si evolve, cambia, ma alla fine poi non cambia, perché poi ritorniamo sempre dal passato che è stato il nostro maestro.
Questo è verissimo. E questo doppio registro, questa scelta di un doppio registro linguistico, da una parte la lingua italiana e poi dall'altra parte una lingua latina, è proprio perché effettivamente le tue radici sono delle radici internazionali. Voglio dire, anche il tuo percorso. La Sardegna, internazionali, però vogliamo ricordare che la Sardegna è stata invasa dagli spagnoli e a Oristano si parla il catalano. quindi è una noi conferma. Parliamo, la lingua sarda è un misto tra il latino e lo spagnolo. Certo, quindi a volte certo. Delle parole in spagnolo arrivano più dolci e più incisive delle parole italiane. E poi mi è sempre piaciuto mischiare l'italiano con lo spagnolo, anche nelle mie sigle storiche, da Menea, infatti. Che te la pongo. Sì, 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 infatti era lì che e volevo poi, proprio arrivare. Avevo fatto Corazon de Vacaciones, che è stato anche in classifica in parte del Sud America. Esatto. E, a questo proposito, il rosso diventa non solo abito, ma diventa anche motivo e stile di passionalità, della tua estroversione verso l'altro. Il rosso a me ha portato fortuna, perché è stata la mia copertina con il grande Adriano Celentano. Il rosso è la passione, la vita che scorre, no? È travolgente. E poi in questo abito rosso che io indosso, che vedremo totalmente nel prossimo video Baila Baila, è un omaggio alla grande Raffaella Carrà, dove io proprio ho appreso ogni cosa, è stata la mia musa ispiratrice, io ho voluto fare questo lavoro perché guardavo lei e sognavo e ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscerla e addirittura di lavorarci insieme. È stato un dolore immenso aver appreso, purtroppo come tutti quanti, la sua scomparsa, ma ci ha lasciato un tesoro immenso, perché lei rimarrà la regina indiscussa della televisione italiana e anche parte del mondo. Questo sicuramente. Leggenda. Lei rimane una leggenda, quindi in Baila Baila c'è proprio un omaggio a lei. C'è una simmetria tra il suo percorso e il tuo, che non vi siete mai fermate di fronte a nessun ostacolo, anzi siete riuscite sempre a uscirne vincenti, perché sappiamo anche come la stessa Raffaella Carrà sia stata, diciamo, ostacolata anche nella sua progettualità proprio dal vivere quotidiano, no? Quindi, e ha utilizzato sempre la televisione con grande rispetto nei confronti per grande rispetto del pubblico. Tu esci fuori da un libro, che è la mia biografia, ecco. Che come una carezza, il mio libro parla, è la mia biografia fatta a capitoli, dove c'è tutto di me. Chi ancora non sapesse come Pamela, il libro lo esprime lo, a pieno. Lo racconta. Ecco, quindi dalle parole scritte. Io mi esprimo a pieno nel mio libro, ma soprattutto è un libro che parla d'amore sotto ogni forma, perché ho sempre pensato che l'amore che ci farà vincere un domani. Noi saremo giudicati per l'amore, non per l'odio. È l'amore che deve sopravvalere su tutto. E questo nel tuo libro è ben percepito, perché effettivamente tu, attraverso questa capitolazione, questa sequenza di capitoli, ci racconti degli episodi del tuo vivere. Sì, vi racconto la mia vita, i miei successi, i miei trionfi, le mie sconfitte, quante volte sono cadute, quante volte mi sono rialzata. È un libro che dà anche una speranza, perché le sconfitte le abbiamo tutti, la vita è fatta di tanti ostacoli, ma tu li devi superare, ti devi alzare più forte di prima. È una rinascita che non bisogna piangersi addosso. Tra l'altro, dopo il libro ho scritto anche una canzone che è La Carissia, sì. E quindi è questo, è dedicato a mia madre, è dedicato alla mia vita professionale, privata, c'è tutto di Pamela. Se dobbiamo fare un aggettivare e fare un confronto tra la Pamela scrittrice e la Pamela interprete e autrice di canzoni, quali sono secondo te i tratti caratteristici dell'una e dell'altra? Ma guarda che tutte e due si compensano bene, perché non c'è una differenza tra scrittrice di un libro o scrittrice di canzoni. In fondo, vedi, dal libro io poi ho estratto anche la canzone La Carissia. Quindi sì. Nelle mie canzoni io cerco di portare il mio vissuto, quello che mi appartiene, le mie emozioni. Tra l'altro nel mio vinile in autunno uscirà questo inedito, che è dedicato a mia mamma. È una ninna nanna, dichiarazione d'amore a mia mamma, e si chiama Luna. Perché noi da piccoli in Sardegna guardavamo sempre la luna
che si rifletteva sul mare. Non c'è niente di più poetico e incredibile, però io ho immaginato che la luna senza la grande stella non può riflettere e viceversa. Certo. L'una ha bisogno dell'altra. Quindi possiamo dire che questo lavoro è un lavoro composito, questo discografico, fatto di tanti colori. Adesso ovviamente siamo in estate, abbiamo tutti bisogno di ballare e di sentirci, diciamo, bene. Ma infatti Baila Baila è tutto improntato sul ballo, cioè proprio ecco. Ti devi alzare dalla sedia e ballare, o se non ti vuoi alzare balli sulla sedia, insomma fai seduto, fai quello che vuoi, certo, però quindi questa energia ritmo, positiva ci l'energia deve essere. C'è, il ritmo c'è, l'una ha delle emozioni, ecco, ti fa ecco. vibrare. Quindi avremo anche la possibilità di entrare dentro l'intimità di Pamela, quindi non soltanto la Pamela vivace, capace di dare energia positiva, anche la Pamela riflessiva che riesce anche a incantarci con una Nina Nanna. Esattamente, è proprio così. Questo è molto bello, anche perché, insomma, voglio dire, a coronamento di una cifra tonda come i 40 anni è una cosa mirabile che ci sia questa voglia di raccontarsi ancora attraverso le canzoni. Quindi viva l'arte ancora, e viva... Ma le canzoni le canzoni raccontano noi, la musica certo. è la colonna sonora della nostra vita. Ma il coraggio di farlo ancora è importantissimo. Oggi, dove sappiamo perfettamente, molti si spendono per cose molto meno, diciamo, complesse, molto più, voglio dire, legate a un mercato. Io credo che il coraggio è una delle cose a cui che a me proprio non manca. È una costante. Alessandra. Esattamente. Mia mamma mi ha sempre detto: ricordati di essere sempre coraggiosa e forte. E lo dimostri in ogni tua azione, quindi veramente ancora io sono come la mia terra, forte, forte. Fatta di granito, capito? Mi puoi scheggiare, ma non mi puoi spezzare. Ma tu sei una grande, Pamela, tu sei mitica. Su questo proprio non ci piove, come si vuol dire. Eccomi qua, io ritorno con te. Allora, due curiosità, e poi l'ultima curiosità mia personale. Ma allora, qual è l'alchimia magica che unisce questi 40 anni di carriera di Pamela? Beh, l'alchimia di desiderare di farmi vedere ancora sotto altre sfaccettature che le persone non mi conoscono, questo desiderio proprio di essere totalmente libera nel raccontarmi in ogni nota, in ogni parola, in ogni gesto. Grande, grande, grande Pamela Prati. Allora, ultima curiosità, parlando di enogastronomia, il tuo piatto preferito, possiamo dare una ricetta che comunque possiamo dare per l'estate? Allora, una ricetta fresca fresca, perché io adoro cucinare benissimo. Piace fare. Infatti sto perfezionando il mio blog che ho aperto su Instagram, che si chiama Il Piccante Ce Lo Metto Io. E noi andremo lì a curiosare tutti quanti. Ecco, quindi ci vuole tempo per perfezionarlo, anche perché devi stare lì, devi seguire, fare, piano, eccetera. La pazienza, però la virtù dei forti, come te. Mi piace molto curare la tavola dal fiore, il piatto sempre diverso, abbinato anche a ciò che mangio, proprio ti rallegra l'anima e la vista. Quindi, piatto fresco fresco estivo, un bel avogado, lo tagliamo, tagliamo delle fragole, poi prendiamo dei gamberi rossi, li scottiamo leggermente e li mettiamo dentro il piatto dove abbiamo appunto tagliato l'avogado e le fragole. Mettiamo un filino di aceto balsamico cremoso. Buon appetito! E veramente complimenti con tutto il cuore a Pamela Prati di essere stata qui con noi a Terza Pagina Magazine. Io ti strappo una promessa: 26 novembre speciale Pamela Prati con il suo nuovo singolo. E quindi io veramente ti faccio i miei complimenti. Noi ci risentiremo dietro le quinte per proprio apparecchiare, come si vuol dire in gergo, questo momento, questo arrivo del 26 novembre per il tuo compleanno, per questa tua uscita. Ricordo ancora, l'estate è adesso. Buon'estate a tutti, la vita Prati, vi sorrida. Terza Pagina Magazine. Grazie di cuore e a presto, grande Pamela Prati. Grazie. Un bacio, buon'estate a tutti. Ciao Pamela. Ciao.